Mister, ecco, oggi lei ha provato a fare delle modifiche per dare sostanza al centrocampo con questi tre in mezzo al campo. La Juve, tranne i primi 10 minuti, come diceva il direttore Giunzi, ha avuto qualche difficoltà dovuta al cambio di modulo, però poi davvero fino al gol del 2-1 ha giocato bene, però hanno sprecato tanto e purtroppo l'episodio è sempre contro la Juve, arriva sempre quell'errorino difensivo. Questo momento ci dice così, ci dice male, perché primi, come hai detto benissimo te, i primi 10-15 minuti via per il cambio modulo, via per le distanze che noi non siamo riusciti subito a tenere bene, la Casertana ha avuto la meglio. Poi siamo stati molto bravi nel reagire al loro gol, abbiamo fatto gol, abbiamo sfiorato il raddoppio, sempre con Arcidiacono, abbiamo tenuto bene il campo. E secondo tempo tutto lasciava pensare, tranne che una sconfitta, abbiamo avuto l'occasione per poter fare gol, una serie di calcio d'angolo, di punizione al limite, cioè abbiamo tenuto bene il campo. Allora, poi c'è stato il gol della Casertana che sinceramente ha tagliato le gambe a tutti quanti e la sconfitta sinceramente non ci sta, però questo è il calcio e questo momento qua, come ho detto ieri, ci sta andando tutto male, ci sta andando tutto storto, dobbiamo essere bravi nel reagire. Ecco, l'organico della Juve Stabia non può reggere dei campi come Idda, Raicic e Alfa Game nel secondo tempo. Da quel momento in poi sono state messe forze fresche di qualità, la Juve Stabia in questo momento non le ha. No, non le ha, ma anche se ci sono stati dei cambi, non è che l'avversario ci ha fatto male o ha preso campo, ha avuto occasioni. Secondo me in quel momento là forse stava pensando pure anche a un risultato di portarsi a casa un risultato positivo, perché secondo tempo, se non sbaglio, non so quante occasioni da gol ha avuto l'avversario, oppure, ma senza stare per quello, dico, penso che in quel momento là forse stavano pensando subito. Noi, al di là di tutto, ripeto, la prestazione c'è stata, però adesso è inutile stare qua a raccontare, a fare. La situazione è questa, purtroppo grosso rammarico da parte mia perché il risultato positivo non è arrivato. Quando magari si pensa di portare a casa un risultato positivo come oggi, una palla gol ti porta alla sconfitta. Mister, infatti è proprio la difesa che resta ancora troppo ballerina, 4 gol fatti e 7 subiti. Sì, stiamo subendo dei gol, ma al di là di quello, oltre ballerino o meno, purtroppo ci capita che un'occasione ci fanno gol. Domenica scorsa è successo con la Paganese, oggi è la stessa cosa, no? Abbiamo subito, se non sbaglio, solo quell'azione là, in quel momento dove tenevamo bene il campo, avevamo la gara in mano e purtroppo è così, abbiamo subito anche quel gol. Come giudica la prestazione di Favasulli come mezzala sinistra? Ma no, bene, bene perché è un giocatore che ci ha portato esperienza, ha portato qualità anche, perché abbiamo visto anche nella parte sinistra con Arcidiacono, Contessa e Favasulli ci siamo presentati, abbiamo fatto molto là, oltre il gol, abbiamo fatto anche altre azioni, abbiamo fatto bene, perciò penso che è un giocatore che ci vedrà sicuramente tanto. Adesso la prossima è proprio contro il Martina Franca. Sì, ma noi dobbiamo pensare per forza positivo, ripeto, è brutto dire, magari sentire dire le solite retoriche, no? La squadra questa, se io penso che la prestazione è questa, non mai, sono il primo ad essere rammaricato, io vorrei vincere tutte le partite, magari oggi, fino al 35esimo, non so, 33esimo, ho fatto gol, non pensavo mai per mai di perdere una partita. Come stavamo tenendo la partita, no? Purtroppo il calcio è questo, perciò dobbiamo cercare di, come ho detto ieri in sala stampa, questo è il momento negativo, dobbiamo cercare di essere più forti del momento negativo. Ecco, parlando sempre degli episodi, anche oggi qualche decisione arbitrale, non dell'arbitro in sé per sé, ma della terna arbitrale fuorigioco su Arcidiacono, io lo voglio vedere quello del secondo tempo, secondo me non c'era, ma soprattutto forse è stato accentuato il fallo, la caduta, ecco, nel primo tempo c'era un rigore a fuori della Juve Stabia, forse siamo stati poco furbi, ecco, noi come squadra a buttarsi a terra, perché poi l'arbitro è stato tratto in inganno, non ha dato il rigore. Ma non lo so, voi vedete magari meglio di me da sopra no, della panchina, io non riesco magari a vedere, se esatto, sì, quello sì, però ti ripeto, oggi parlare di nuovo dell'arbitro, sembra che sono uno che cerca sempre le scusanti, ma no, oggi io invece dico che la prestazione c'è stata, una sconfitta immeritata, purtroppo oggi siamo in un momento negativo, dobbiamo cercare di guardare avanti con fiducia.